un'importante firma, un protocollo con la Protezione Civile di Civitavecchia e l'amministrazione comunale. Che cosa c'è in cantiere? C'è un'iniziativa importante anche per Sapienza e Innovazione, perché è la prima volta quindi che sigliamo un accordo con un'istituzione così importante, quindi un comune che però tra i comuni del Lazio è sicuramente un nodo importantissimo, quindi un affaccio sul mare di livello internazionale. Sono ricomprese quindi nelle attività sia lo sviluppo di nuove tecnologie, di nuovi strumenti quindi per la protezione civile con un'idea di avere un impatto quindi sul territorio, e d'altra parte sono presenti quindi anche delle pianificazioni, delle strategie per il reperimento dei fondi sia in ambito regionale che in ambito nazionale che europeo. Su questo quindi anche la collaborazione sia con il Comune che con la Protezione Civile credo possa avere degli esiti importanti. Quindi da questo punto di vista completeremo poi le attività con dei percorsi di formazione che si rendono necessari laddove si sviluppino delle attività nuove, quindi ad esempio nuovi strumenti quindi per la protezione civile, quindi c'è anche bisogno di un adeguamento delle professionalità degli operatori che questi tipi di strumenti devono poi utilizzare sul campo. La firma di un protocollo importante, un'innovazione nel campo della protezione civile, il primo comune nel Lazio o addirittura in tutta la nazione. Sì, ma quello che ci dice il Presidente, siamo i primi a firmare un protocollo di questo genere che coinvolge un interesse pubblico non indifferente, stiamo parlando di protezione civile. Già nel corso dell'anno scorso, quando abbiamo dovuto affrontare in maniera così improvvisa la pandemia, la protezione civile, unitamente alla Croce Rossa, ha dato il meglio di sé, abbiamo assistito centinaia di famiglie e comunque è riuscita ad essere all'altezza della situazione, offrendo delle garanzie per la città e una professionalità non comune. Oggi con questo protocollo non vogliamo altro che proseguire su questo campo, affidandoci tra l'altro a progettazioni, a risorse che provengono da un consorzio che comunque sotto questo profilo ci potrà dare un grande aiuto. Non ultimo il fatto di un collegamento con l'Università La Sapienza che sicuramente sarà propedeutico a raggiungere una ulteriore garanzia di perfezionamento di quella che è l'opera della Protezione Civile in termini di progettazione, in termini anche di aiuti sotto profilo economico, in una dimensione in cui il consorzio stesso riuscirà ad intercettare quelli che sono i finanziamenti europei attraverso una progettazione per la quale loro hanno sicuramente una sorta di specializzazione. E quindi credo che questo sia utile perché questa amministrazione tiene in particolare che la Protezione Civile e tutto quello che ruota intorno alla struttura, all'organizzazione, vada a migliorare e dia un servizio alla collettività, così come ha già fatto nel corso di questi difficili momenti che stiamo vivendo.